Benvenuti bambini! È morto tutto qua. Oggi si parla di razzismo. C'è stato un periodo negli anni 90 in cui ogni singola spalla comica dei film comici italiani era napoletana. Oddio! È arrivato mio marito Leopoldino! Ma papà, Leopoldino! Invece nei film comici americani, quando dovevano doppiare qualcuno con un accento particolare, come lo doppiavano? In napoletano. State tranquillo, compà, che quella mo torna subito e ti porto tutto coso. Ma che traduce che mia mamma mi ha mandato all'istituto berlistico linguistico? Che cazzo dici, cioccolato? E che non vuoi creare un giocattolo totalmente napoletano? Ciro, l'orso napoletano. Ad alcuni avrò aperto la scatola della memoria, ad altri, quelli che non conoscono chi sia Ciro, allacciatevi le cinture perché state per partire per un viaggio che nel 2022 non si potrebbe più fare. In tutti questi viaggi dei toy center che ho fatto, sono incappato in una roba terrificante. Avete presente l'allegro chirurgo, quel gioco dove tu devi estrarre organo per organo e osso per osso le cose da un povero paziente senza muovere troppo le mani, altrimenti gli suona il naso. Qualche genio luminare del marketing ha detto: sai cosa ci starebbe perfettamente con l'allegro chirurgo? Paw Patrol, quel cartone d'animazione 3D che voi tanto amate, ma che noi trentenni vediamo ovunque, ma nessuno di noi ha visto neanche mezza puntata. Io mi sono immaginato una roba dove operi i cani, magari, anche se non è proprio bellissimo per voi bambini operare un cucciolo di cane. Poi nella copertina c'è la strada, ho detto magari sistemi i tombini, sistemi gli idranti, che ne so, fai un po' l'operatore ecologico, che ne so. Ma questo l'ho pensato io, piccolo imbecille che non è il capomastro del reparto marketing. Loro hanno pensato di fare una cosa molto più semplice. La vedete la copertina del gioco? Ecco, hanno usato la stessa immagine senza neanche ridimensionarla, mettendo dei buchi a caso dove puoi estrarre degli oggetti a caso. In 2 minuti hanno creato un'immagine e hanno massimizzato la resa di questo gioco. Bravi, bravissimi, spero vi abbiano pagato tanto a Natale. Mi sto scaldando già, devo tranquillizzarmi, si parla di razzismo. Ma tornando al soggetto del video, questo Ciro, l'orsacchiotto napoletano, com'è? È esattamente quello che vi immaginate, è un orsacchiotto che parla napoletano. E Ciro, io non so quante unità abbiano venduto, ma hanno fatto addirittura 3 versioni. L'orsacchiotto normale, tra virgolette, l'orsacchiotto che balla e canta e quello che suona il mandolino. Chiamma, chiamma, chiamo bello aiuto. Ma tu chi sei? Sono l'orso Ciro. Ciro, Ciro. Ti piace la pizza? Il babà. Il babà. Cacciamuso, pancia e mano. E lui parla napoletano. Ecco a voi, Ciro Show. Non c'è bisogno di singola, ma non divina con c'è. Vi, fuori, fuori tutti, fuori, forza, forza fuori! Ma che è sta cacciara? Ciro, ti amo! Ma stai zitta! Bambini, non imitatelo, non imitate niente. Non fate nulla, andate via in pace, basta, andatevene tutti. Sparite, forza, fuori tutti. Benvenuti in studio per un evento molto speciale. Siamo qui in compagnia di 2 bambini della scuola elementare Sant'Ore di Santa Rosa di Torino. Erika di 9 anni e Andrea di 7. Un uccellino mi ha detto che domani è il tuo compleanno. Sta male. Farà 8 anni domani. Siamo qui, tra l'altro se volete giocare è tutto per voi. Siamo qui per leggere uno dei temi tratti dal libro Io speriamo che me la cavo, scritto dal maestro Marcello Dorta, che ha racchiuso tutti i temi dei bambini napoletani, che anche voi arrivate da Posillipo, giusto? No. Sì, chiaramente, tu che sei mio fratello. Esattamente, da Posillipo, e vorrei leggervi uno di questi temi. Ovviamente voi, lo so che è difficile lavorare con i bambini e so che potreste annoiarvi un pochino, quindi vi faccio un piccolo regalo. L'8 marzo è la festa della donna. Io penso e credo che la donna deve essere uguale all'uomo, perché non è giusto che non è uguale. L'8 marzo la donna deve essere uguale all'uomo. No. In quel giorno, l'ingenuità dei bambini. In quel giorno tutti gli uomini portano le mimose alle donne e anche altri uomini. Però io conosco un uomo che l'8 marzo a una donna gli diede un calcio. Karim, cosa stai leggendo? Me lo ha raccontato mio padre. Karim, cosa stai leggendo?
Mio padre porta i tram adesso. Okay. Ma una volta faceva il pompiere. C'è qualcosa che non sta quadrando, però. Allora accadde che una donna dell'8 marzo si voleva buttare giù dal tetto e chiamarono i pompieri. Giustamente. Mio padre era quello che saliva sulle case per non far gettare la gente dai palazzi. Ma che bello! Okay, okay. Lui salì e quando si trovò faccia a faccia con la pazza, le disse: ma tu perché ti vuoi buttare? Per farci passare un guaio a noi? No. Allora quella un poco ci pensò ancora se si voleva buttare o ritornare nel salotto. Sì. E pensò di buttarsi. Okay. Ma anche mio padre si buttò su di lei e la prese. Vabbè, ottimo. Quando scesero giù, un amico di mio padre, che era pompiere ma giù, diede un calcio alla pazza per la paura che si era preso. Io, se ero quel signore, il calcio non glielo davo quel giorno che era l'8 marzo. Un altro giorno sì. Ma che cos'è? Ecco qua, l'ingenuità dei bambini, una grande risata da Napoli. Io ringrazio i bambini, Erika e Andrea. Andrea, ancora tanti auguri per il tuo compleanno. Grazie ai tuoi genitori che mi hanno dato i biscotti. Anzi, ti faccio un regalo, ecco qui. Grazie mille per essere passati e noi ci vediamo ad un prossimo sketch. Grazie mille, mai più. L'orso Ciro scatolato. Che è una rarità di sti tempi trovare un gioco usato scatolato. C'è il Vesuvio sulla cravatta. C'è il sole, c'è il mare, c'è una piccola, piccola barca a vela. Direi che abbiamo tutto per iniziare. Ma la cosa bella, guardandolo così, è che Ciro è l'orso che parla, ma la scatola intrattiene forse più di lui. È una roba assurda, c'è di tutto. Allora, prima cosa fra tutte. Abbonati al servizio di SMS inviando al 48484 il testo DPS Ciro per ricevere in esclusiva le frasi di Ciro, le frasi in anteprima, cioè tu ti iscrivevi ad un servizio a pagamento per avere in anteprima delle frasi che lui non dice o che dice. Non sto capendo niente. La voce di Ciro è di Claudio D'Esposito. Ma Claudio D'Esposito, l'attivista del WWF? Sarebbe incredibile che un attivista del WWF abbia dato la voce ad un orso. Non so se si legge bene, ma c'è scritto che ogni messaggio al servizio sono 12,40 centesimi e per ogni contenuto ricevuto, che credo siano le frasi di Ciro, 3 euro. 3 euro IVA inclusa a settimana! Ma che cazzo dici? Questa cosa non potevano farla più stereotipata di così. C'è Ciro in Vespa, una Vespa rossa, in un veicolo di Napoli pieno di spazzatura. C'è una buccia di banana, una lattina, il bidone, foglie cartacce, le scritte sul muro, le croste, i panni appesi. Senza casco! Oh, mi manca anche la voce, non mi fa ridere così tanto per una scatola, Ciro! Ho trovato il mandolino. Ho trovato il chitarretto, quello piccolino. Apriamolo, per l'amor del Signore. Però è bello. Però è morbido, tocca. È morbidissimo. Sì, ma io l'avevo, Ce l'avevi? Certo. Ma che dici? Dietro dovrebbe avere il portapile. C'è un pulsante. Yam Wagyu, ha detto. Eh sì, nella scatola c'è scritto che si può mettere a testa sotto. Ti prego, ti prego. Tra i tasti c'è anche la pancia. Sei proprio simpatico. Grazie mille, lo faccio di lavoro. Tra l'altro ci sono proprio dei piccoli pulsanti che... stai calmo, sotto il palmo delle sue zampine. È incredibile. Tra l'altro dovrebbe parlare anche quando parli tu. Quindi se io lo tengo seduto... Ciro, mi senti? Ciro... Ciro, mi senti? Mi senti? Non funziona questa funzione. C'è anche scritta sulla scatola, eh. Ogni volta che sente parlare o sento un rumore, dice una frase divertente. Parla in napoletano. Magari. Ciro! Io mi ricordo che c'era un altro giocattolo napoletano, che era Ciccio Bello Napoletano. Cioè, io proprio ho nella mia memoria impressa la pubblicità.
che passava nei canali forse regionali. Bello ciccio, bello napoletano. E addirittura mi ricordo che non solo c'era pubblicità, ma che era stata tradotta. La pubblicità originale era in napoletano e poi era stata ridoppiata in italiano perché non lo so. Uè, lo sapete? Ciccio Bello ti fa Napoli. Uè, ho sapito. Ciccio Bello ti fa Napoli. Io lo vorrei trovare da qualche parte. Amici, appello ai napoletani. Se qualcuno ha questa memoria, fatemelo sapere perché altrimenti sono pazza. Ha sentito? Questa funzione purtroppo è un po' così così, ma credo abbia dei problemi al microfono, però funziona ed è di una qualità che sinceramente non mi aspettavo. È morbidissimo, si può pettinare in tutti i modi che vuoi e ogni singolo tasto funziona. Forse mi è andata di fortuna che sono riuscito a trovare un Ciro usato perfettamente funzionante, se non il volume un po' bassino. È molto molto basso. La prossima volta che scendo a Napoli cerco il mio. Perfetto, così li facciamo parlare tra di loro. Benissimo. Vedi Ciro, c'è scritto qua sotto la M, Mariuolo, ladro o disonesto? Perché dai Mariuoli bisogna proteggersi, ma anche il computer ha bisogno di protezione, con NordVPN. Se tu parti per le Hawaii, per esempio, ma vuoi connetterti ad un IP italiano per guardare telecapri, lo puoi fare. Tu sei sulla circumvesuviana e vuoi connetterti ad una rete pubblica, ma vuoi evitare che i tuoi dati vengano compromessi, puoi fare anche quello. Malware, pop-up invasivi, se tu attivi la Threat Protection, sei al sicuro anche da quelle rotture di maroni. Anche io! E con il codice sconto YOTOBI in descrizione potrete accedere a tutte le promozioni. Non adesso, mi sembra esagerato.